famoso, suggestivo, come il teatro antico di Taormina. Beh, questo teatro lo amo moltissimo, ho cantato qui parecchie cose, un concerto con Andrea Bocelli, Rigoletto, Traviata. E tornarci è sempre bello perché penso che sia un posto meraviglioso della nostra, della mia adorata Sicilia, come dicevi tu, per me casa appunto è qua, è Sicilia. E quindi sono molto molto contenta di essere qua. Un percorso artistico e professionale intenso, ricco di ruoli. Qual è il ruolo che ti è rimasto più impresso nella tua carriera? Per un vissuto, che ti ricorda un tuo vissuto o un momento particolare? Io ho cantato più di 33 ruoli nella mia carriera, in tutti i teatri più belli e più importanti del mondo, ma ho cantato Lucia di Lammermoor, Puritani, tutte queste eroine meravigliose, ma devo dire che Violetta della Traviata ha un posto speciale nel mio cuore, perché quando l'ho debuttata, abbastanza recentemente, insomma 8 anni fa, 9 anni fa, è stato un bellissimo traguardo della mia carriera, e da allora l'ho cantato un po' in tutto il mondo, Giappone compreso, e lei ha un pezzo speciale nel mio cuore. Quindi siamo in tema con la serata. Intanto che noi continuiamo un pochettino a chiacchierare, chiederei alle istituzioni presenti, tra cui il vice sindaco di Taormina, Vincenzo Scibiglia, e il direttore artistico Nuccio Anselmo, di salire per la consegna di questo premio, che non sarà l'unico. C'è un colpo di scena, perché ci sono ben 2 premi. Benvenuto vice sindaco di Taormina, benvenuto, insomma, lei a casa sua, benvenuto su questo prestigioso palcoscenico, benvenuto Nuccio Anselmo, organizzatore di Sicilia Classica Festival. Do immediatamente la parola alle istituzioni, ovviamente, e cosa significa comunicare il territorio come, con eventi come questo? Sì, grazie. Allora, dopo un lockdown e un periodo un po' triste, ripartire da Taormina, dalla cultura, dall'arte, dalla musica, dall'opera, è una cosa importante per noi di Taormina, e quindi siamo ben lieti di ospitare questi eventi. Soprattutto la signora, l'ho conosciuta nel 2015 qui a Taormina con la Traviata e mi ha incantato, e quindi per me è un onore dare questo premio alla signora, perché è veramente bravissima, e vorrei gentilmente chiedere un altro applauso per la signora. Se lo merita tutto, è un talento internazionale della nostra terra. Quindi i premi sono 2, puntualizziamo questo, uno del Sicilia Classica Festival e l'altro dato dalle istituzioni, quindi stasera doppio bottino a casa. Allora, do la parola a Vincenzo Cusumano sul palco, mi dicono, anche lui delle istituzioni, e qui assessore turismo e spettacolo di Terrasini, eccolo qui, si fa attendere come una sposa, ma arriva anche lui, così parlerà anche lui. Intanto parliamo con Nuccio Anselmo, insomma, di questa manifestazione che vuole valorizzare sia gli artisti insieme ai luoghi del nostro territorio. Sì, lui c'è, sì, sale come preparato. Diceva, sì, è pronto. Come diceva appunto il vice sindaco, anche per noi, diciamo, questa pandemia ha colpito tanto. Siamo stati tutti quanti, diciamo, nel mondo dello spettacolo fermi per lungo tempo, tanto tempo. Quindi questa ripresa è come prima tappa per la nostra Traviata che faremo qui a Taormina, e replicheremo anche il 31 agosto, anche faremo poi 2 serate a Terrasini, sempre alla Traviata. Per me è un orgoglio, un momento soprattutto di rinascita, no? Per tutto quello che c'è stato in questo circa anno e mezzo, già andiamo quasi ai 2 anni. Quindi grazie intanto al Comune di Taormina, ringrazio la Regione, le istituzioni, l'assessore Vincenzo Cusumano, che mi permettono, insomma, di portare avanti quello che era il mio sogno, ce l'ho fatta. Insomma, grazie anche a tutti quanti gli artisti, l'Orchestra Filarmonica della Sicilia, il Coro Lirico Mediterraneo, che anche tutti i macchinisti, i registi, insomma circa 150 persone che lavorano tra avanti le quinte, ma anche dietro le quinte. Grazie ancora. Ringrazio anche Desiree Rancatore, per me è stato veramente un grande onore e piacere averla qui per la nostra prima tappa a Taormina, quindi grazie di cuore, grazie. Allora, diamo la parola un altro a Vincenzo Cusumano, assessore turismo e spettacolo di Terrasini. Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità
alle istituzioni che rappresentano Taormina. Io vi volevo solo raccontare un piccolo episodio per farvi capire la forza che può avere a volte un amministratore, che è quello appunto di cercare di credere nei progetti che gli vengono proposti. Nuccio è venuto da me 4 anni fa, era un po' più piccolo di quanto lo è adesso, perché è ancora piccolo. È giovanissimo. È molto giovane, quindi va a lui l'applauso per avere, come dire, siate organizzato generosi, pubblico un'iniziativa di questo tipo. Capisco il caldo, ma siate generosi perché c'è tanto lavoro dietro le quinte, io oggi ho potuto vedere. È venuto veramente quasi con la coda fra le gambe, perché si immaginava magari di avere davanti una persona che non credeva nella sua potenzialità. Io ho visto in lui da subito proprio questa forza, questa voglia di fare, questa voglia di organizzare delle importanti serate. E allora gli ho detto: Nuccio, non ti preoccupare, dimmi cosa ti serve e io ti aiuterò a fare quello che vuoi. E lui si è subito illuminato, si sono illuminati gli occhi, chissà che pazzi miei. Così, proprio così. E allora gli ho detto: imbarchiamoci in questa bella avventura. E ci siamo imbarcati. Per 4 anni l'ho avuto a Terrasini, oggi è qui e io sono molto felice. Felice per lui, per la sua carriera, per quello che gli riserva il futuro, perché sono sicuro che una persona come lui andrà avanti, perché è determinato, è serio, una persona preparata. E ringrazio ancora il Comune di Taormina che ha ospitato questa produzione, una produzione fatta di artisti, veramente artisti, che hanno subito un torto tremendo, tremendo, e solo per questo noi che abbiamo la possibilità dobbiamo allargare le mani e ospitarli sempre, ogni volta che verranno. Perché dobbiamo far sì che loro continuino a portare il pane a casa. Non possiamo fermarci, non possiamo fermarli. Quindi viva l'arte, viva la musica, viva Dio che siamo qua. Grazie. Grazie a Vincenzo Cusumano. Intanto diamo i premi. Certo, ne abbiamo parlato insomma già da un quarto d'ora abbondante, quindi direi di consegnare questi premi e fare questa foto. Per le istituzioni, vuoi avvicinarti? Allora aspetta che io ho questo abito un po' impegnativo, ecco appunto, ma non faremo insomma scoop, ecco, si mette accanto un uomo, accanto a me, che mi sta pestando lo strascico, anche lui, bene, più che fa una cosa seria, perfetto, ringrazio questo abito fantastico, insomma, che è stato offerto da Davo Rincordone Maison. Facciamo la foto per le istituzioni, ci stanno fotografando tutti. E ovviamente un teatro così suggestivo come il Teatro Antico di Taormina è il luogo ideale per la prima della Traviata, che fra poco potrete vedere. Sì. Allora, un attimo che passo il microfono a Desiree per leggere. Sicilia Classica Festival, premio ai 25 anni di carriera al soprano Desiree Rancatore, una stella nel firmamento della lirica. Il direttore artistico Nuccio Anselmo, io ti ringrazio moltissimo, mi hai molto commossa. Grazie. L'altro premio alla carriera, ricordiamo 25 anni di carriera in giro per il mondo. Beh, noi come, dato che ha il microfono, come amministrazione non potevamo mancare questo riconoscimento, perché è importante, ripeto, far sì che le nostre forze vanno alimentate il più possibile. Quindi per noi è un onore e un piacere poterti in qualche modo omaggiare di questo piccolo gotò, giusto per, come dire, far sì che venga riconosciuta la tua arte e soprattutto la tua voglia di fare musica. Ti vorremmo anche noi a Terrasini il più presto possibile, quindi assolutamente sì. Grazie mille, io ringrazio il Comune di Terrasini, il Comune di Taormina, Festival.
Anche qui momento lettura della targa. Premio alla carriera Desiree Rancatore, soprano di fama internazionale, tra le più straordinarie protagoniste della lirica mondiale nel repertorio lirico leggero, amatissima da pubblico e critica, con prestigiosi premi all'attivo e teatri come La Fenice e Invisibilio. Io vi ringrazio, sono commossa, grazie mille. Io sono vicina a Desiree, vedo la lacrimuccia, qua un momento, fate la foto. Allora, facciamo questa foto tutti insieme. Ecco qui, due premi. Siamo un attimo fermi. L'ho vista scattare. Scattata, ne ha scattato un 3-4. Salvo, ci dai l'ok? Ci possiamo muovere? Ok. Perfetto. Allora, ringrazio sia Lucio Anselmo, organizzatore, direttore artistico, insomma motivatore anche, e scopritore di talenti, per aver organizzato Sicilia Classica Festival, Desiree Rancatore, soprano internazionale, per aver cantato su questo palco prestigioso le istituzioni, sia Vincenzo Cibilia che Vincenzo Cusumano. Io adesso lascio lo spazio a questa traviata per la regia di Salvo Dolce. Vedrete sul palcoscenico una visione contemporanea e classica allo stesso tempo, dove protagonista sarà anche l'orchestra filarmonica siciliana della Sicilia, scusate, coro lirico mediterraneo, diretti da Alessandra Pipitone. Grazie a tutti e state con noi per i tre atti della Traviata. Grazie per a te, Alessandra Costanza. Grazie. Un onore, un prestigio, tanta buon emozione. Buona serata.